Io ho preso il tempo. D'accordo, grazie a te, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Pesce un sacco. I rossi di Gargano che attaccano immediatamente. Come? Piscopo dentro l'area di rigore, Piscopo con il destro fuori. Pallone buono per Simoni sulla fascia destra. Dentro l'area di rigore Simoni converge con il mancino deviato, il gol! La sfera che si è impennata, dunque rendendo impossibile la parata a Perrucci, che comunque si è opposta, ha cercato di opporsi. 0-1 dopo 3 minuti di gioco. Attenzione perché falla in posizione regolare, a mio avviso, tenuto in gioco da Vinci in area di rigore, poi il destro da parte di Destro, il gioco di parole che ci sta a pennello, direi. Termine la battuta, l'uscita non perfetta da parte del portiere Valenti. Porcino, gol 2-0, rete del 2-0, tutto nato da un'uscita imprecisa di Perrucci che ha lasciato il pallone lì, ci hanno provato in un paio e alla fine è arrivato il colpo in gol di Porcino, 2-0. Arriva la battuta in mezzo all'area di rigore, si sgomita colpo di testa di Condo e poi la battuta da parte di Parma con Bernardinello che si allunga in corner. E dopo un minuto di recupero per Bonfanti può bastare così, in via dei lavoratori il parziale è Real Cinisello 0, San Giorgio 2, perfetto dei gol di Simoni e Porcino. Attenzione alla sfera buona per l'area, Real Cinisello che gira in porta, il gol del 2-1, accorcia le distanze, la formazione di casa, la marcatura di Destro. Dai. A spazio veronese, pallone per un Simoni che è in posizione regolare, appoggio per Piscopo, la botta di Piscopo fuori, il ruolo praticamente di centravanti con a supporto Piscopo a sinistra e Inserato a destra. Arriva ancora un traversone, poi la botta molto più pericolosa di quella di prima da parte di Matteo Mercadante, palla un filo fuori dallo specchio. Ancora Real, attenzione alla botta di Mercadante che bacia la parte alta della traversa spegnendosi sul fondo e per Bonfanti può bastare così. Dopo 4 di recupero dichiara conclusa la sfida, il San Giorgio vince a Cinisello e scavalca Don Bosco e Rondò Dinamo che domani si affronteranno nell'altro super match del girone, Simoni e Porcino per il 2-0 nel primo tempo, poi Destro nella parte iniziale della ripresa per quello che è il risultato finale qui da Via dei Lavoratori. Real Cinisello 1, San Giorgio 2. È stata una partita difficile, come ce l'aspettavamo, loro bella squadra, è stata una partita equilibrata, però era veramente importante, e anche se per 24 ore siamo in testa e metteremo pressione al match di domani. Noi arriviamo, comunque abbiamo una decina di giocatori infortunati, quindi adesso la pausa è vitale per recuperarli tutti e sapevamo che questo campo era dura, è grande, un campo grande, poi vai sotto, cioè sul 2-1 è normale che vai a soffrire un po', però il gruppo è uscito e abbiamo fatto una gran prova anche in sofferenza. E forse questa è la nota più positiva, insomma una conferma ulteriore? Sì, assolutamente, è quello che poi in queste categorie è la cosa più importante, il gruppo, e nei momenti di sofferenza alla fine hanno fatto
anche lì una gran partita. Sì, vabbè, noi lo sapevamo che affrontavamo una buona squadra che sta lottando per arrivare ai playoff. C'è da dire che sicuramente siamo partiti bene col gol del Bomber, il raddoppio che è venuto abbastanza in fretta, quindi la partita è andata in discesa, poi il secondo tempo loro sono saliti ovviamente perché volevano prendere la partita, ci siamo compattati, siamo stati anche bravi a soffrire e questa è stata la nostra forza, la compattezza del gruppo secondo me oggi ha fatto la differenza in un secondo tempo complicato. Passiamo questa nottata in testa alla classifica. Siamo felici di quello, ma sappiamo che c'è da lavorare se vogliamo raggiungere l'obiettivo massimo, che non ci nascondiamo a dirlo, che è quello che vogliamo vincere il campionato. Quindi adesso ci prendiamo queste meritate vacanze, poi testa bassa e pedalare che ci aspetta un girone di ritorno di fuoco, consapevoli delle nostre capacità. Un altro sigillo personale per te? Sì, io sono contento di quello che sto dando, del mio contributo alla squadra. Sono felice, ma sono consapevole che tutte le mie prestazioni derivano dall'unione del gruppo, senza di loro non farei così e quindi il merito anche loro, anche il gol di oggi è dedicato ai miei compagni che sono preziosi per me e sono come una famiglia, una seconda famiglia, ecco. Sì, grandissima vittoria, devo dire grandissimo gruppo anche nel secondo tempo in cui diciamo abbiamo sofferto veramente tanto. Sì, diciamo che ho tirato una preghierina per quel calcio veramente ottimo da parte dell'avversario. Io ci ho provato, ma ovviamente ho tirato un sospiro di sollievo quando l'ho vista uscire, diciamo. Da dietro siamo compatti, si vede molto. La difesa io mi trovo veramente bene, soprattutto con Paolo e Henry, io mi trovo veramente molto bene, mi aiutano sempre. Raccontami come si vive da unico portiere in questo periodo. Non è semplice, non è molto semplice, soprattutto perché in questo momento ho un problemino al ginocchio destro, però ci sto mettendo tutto me stesso, tutte le mie forze per raggiungere l'obiettivo insieme ai miei compagni e spero di dare tutto me stesso fino alla fine dell'anno. Ci siamo, tante assenze, sono pesanti perché sia a metà campo, in attacco, in difesa, stiamo davvero soffrendo, stiamo stringendo i denti, però posso dire una cosa, chiunque scende dal primo al ventesimo si sta mettendo tutto il cuore e la passione, quindi a noi va bene così. Ti posso dire che non siamo inferiori a nessuno, ne abbiamo persa una, abbiamo perso contro la prima in classifica. Secondo me posso dirti per demerito nostro, ma noi ci siamo e ci possiamo giocare tutti i tre punti con tutte. Però siamo anche tanti giovani, inesperti, però ti posso dire che le persone più grandi stanno aiutando i ragazzi si fanno aiutare ed è la cosa più importante.